Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi si torna a parlare della KTM perché finalmente ho controllato poche ore fa, KTM ha inserito nel sito ufficiale KTM Italia il prezzo della nuova 790 Duke in versione 2024. Quindi ora finalmente vi posso dire insomma la moto quanto va a costare. Vi ho già raccontato cosa cambia, ovvero nulla, nella versione 2024, poco prima di ECMA 2023, però ci eravamo lasciati insomma che mancava il prezzo e effettivamente KTM insomma l'ha inserito soltanto poco tempo fa con il sito ufficiale, e quindi mi sono detto torniamo un attimo a parlare di questa moto visto che purtroppo il prezzo è aumentato. Vi ricordo un po' la moto come è fatta e se comunque è ancora consigliabile, oppure se è meglio la Suzuki, oppure se è meglio la Honda, oppure se è meglio la categoria delle naked medie. Insomma, il prezzo di fatto si conosceva già, però stranamente non era presente nel sito ufficiale. Ora c'è, quindi vi posso dire effettivamente quanto la moto va a costare senza errori. Per quanto riguarda la moto, ragazzi, io l'ho provata l'anno scorso, nel 2023, se non ricordo male, sì, grazie a un fan. Vi ricordo che il modello comunque è tornato in gamma col motore Euro 5, prodotta dalla CF Moto, quindi in Cina, CF Moto partner, no, della KTM, e di fatto KTM chiama questo modello 790 Duke 2024. In realtà, come anche nel sito KTM Italia, nel configuratore, KTM ammette che si chiama in realtà 790 Duke L, fondamentalmente questa non è altro che la vecchia 790 Duke L 2018, a quei tempi era uscita la full power e la variante L. La full power con potenza di 105 cavalli non c'è più e al suo posto in Italia abbiamo la versione L. Oltre a ciò, comunque nel sito ufficiale c'è un trafiletto che racconta un po' il motore come è fatto, questo motore LC8C 800 di cilindrata bicilindrico parallelo, e insomma dice che la potenza di questo motore è 105 cavalli, ma che su alcuni mercati c'è la versione L, quindi tra virgolette depotenziata per patenti a 2, no? 95 cavalli, e noi rientriamo fortunatamente, lo dico in maniera ironica, proprio tra questi pochi pesi fortunati. Diciamo che se avessimo avuto la versione normale probabilmente era meglio, anche perché adesso uscita la nuova 990 Duke che va a costare una follia, 15.000 euro per quella moto. Io poi la proverò tra poco, ma è veramente una follia, la sotto puro. E capite, adesso abbiamo la 790 Duke che costa, poi vi dirò quanto, e poi c'è la 990 Duke che va a costare un botto, 15.000. Non c'è più una via di mezzo, tipo la 890 Duke, e quindi è un peccato magari aver avuto in gamma la 790 Duke normale full power patenti a 3 a 10.500 euro e la variante L, questa moto di oggi, insomma magari a 9.000 circa euro. Invece c'è soltanto la 790 Duke L e la 990 Duke. C'è molta differenza tra quei termini di prezzo, più che non di caratteristiche tecniche oppure di prestazioni del motore. Comunque, velocemente ragazzi, qui di fianco vi lascio qualche immagine, le poche che ci sono, ma trovate comunque la mia prova di questa moto anche sul canale playlist prove moto. Abbiamo due diverse colorazioni, la moto identica anche come colorazioni, identica alla versione 2023, è la stessa identica moto, non cambia nulla, soltanto il prezzo. Due diverse livree, c'è quella arancione e quella diciamo a tinte grigie. Quella arancione secondo me è probabilmente quella più interessante, più in stile KTM. Potrebbe essere che magari KTM riprenda questo modello per aggiornarlo un po' come estetica, magari cambiando il faro e portarla a essere più simile alla 990 Duke o alla 1390 Super Duke 2024. Sì, secondo me facilmente, o rifanno un po' questa moto come estetica, oppure non lo so, uscirà qualcos'altro, probabilmente, non lo so, una 890 Duke nuova, boh, KTM fa cose strane, quindi non lo so. Però il design è fondamentalmente quello delle vecchie KTM, ora KTM ha cambiato un po' design con le nuove 990, 1390 e anche se vogliamo le piccole 390 Duke. Comunque è sempre una moto molto bella, cioè da vedere anche dal vivo, ecco, è fatta in Cina dalla CF Moto, però vi ripeto, toccandola, le plastiche, è fatta benissimo, non direste mai che è fatta in Cina o da altre parti strane, quindi moto veramente ben fatta, molto carina. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la moto monta per l'appunto il motore bicilindrico
cilindrata 799 e un 800 con una potenza di 95 cavalli, a 9000 giri, quindi limite massimo patenti a 2, la moto si può anche depotenziare volendo ovviamente, e con una coppia 87 Nm a 8000 giri. La moto pesa a secco, peso senza benzina, 174 kg, quindi è una moto veramente leggerissima. Altezza sella 825 mm, ma si può avere nel catalogo Power Parts la sella bassa 805 mm e serbatoio 14 litri. Ora potenza e coppia. Questa è la moto più performante nel segmento delle naked, a metà tra entry level e medie. Questa moto va a fare concorrenza a quali moto? Alla Honda Hornet, la moto che mi sono preso io, la 750, e alla Suzuki GSX-8S. Queste qua sono le concorrenti di questa 790 Duke, non l'MT-07, non la Trident, non l'SV650, soltanto Hornet e GSX-8S. E tra queste tre la KTM è quella con il motore più performante, quella con più potenza, più della Honda, 3 cavalli in più anche della Suzuki, lì siamo a 13 cavalli in più circa di potenza, e più coppia, molta più coppia rispetto sia alla Honda che anche alla Suzuki. È una delle moto più leggere, tra le tre è la più leggera, e come sella, come altezza, è quella secondo me con l'altezza perfetta, quantomeno per me che sono alto 1,87. Vi ricordo che io ho provato tutte e tre le moto, Suzuki, Honda e anche la KTM. Tra le tre, vi dirò la verità, quella con cui sono trovato meglio come impostazioni di guida, proprio triangolazione in sella, no? Come guidabilità, come feeling di guida, effettivamente anche il rapporto alla potenza della coppia, come motore in generale, motore e anche feeling di guida e anche come si sta in sella è sicuramente la KTM. La KTM è piccola, no? Tu la vedi parcheggiata ferma e dici, cavolo, è piccolina, vale anche per la Suzuki, anche per la Hornet, però KTM è soprattutto molto smilza, no? E dici, ci sali sopra, sarà piccolina, in realtà ci sali sopra. È veramente perfetta, cioè la Hornet, la mia moto, è più una naked, però stile tranquillo, cioè impostata magari per viaggiare. Infatti poi gli ho cambiato il manubrio mettendo piega bassa per avere un pochettino più di aggressività quando si guida, no? La Suzuki è un po' una via di mezzo, la KTM è quella con la guida più aggressiva delle tre. Ovviamente ti rimande quella anche meno comoda, magari farsi un viaggetto magari con la zavorrina, però veramente come è fatta come impostazione di guida, secondo me è la migliore in assoluto. E poi il motore è quello più performante, perché siamo vicini comunque ai valori della coppia della 890 Duke 2023, no? Quindi coppia veramente molto elevata e si avverte tutta la differenza, non di potenza, ma di coppia, di cattiveria e bassi, anche un po' di allungo tra la Hornet, la GSX-8S e la 790 Duke è veramente evidente. KTM ne ha molto di più di motore. E poi pesa pochissimo, veramente la si guida nelle curve. Voi veramente pensate di fare una curva e lei la fa, cioè leggera, maneggevolissima, veramente è un giocattolo pazzesco dal punto di vista. Meglio della Hornet, meglio della Suzuki. Poi come ciclistica, telaio in acciaio cromo-molibdeno, sospensioni VP Apex con la forcella a sti rovesciati da 43 mm. Mono VP Apex, impianto frenante, c'è un doppio disco anteriore da 100 mm con pinza radiale a 4 pistoncini e posteriore singolo disco da 240 mm con pinza a 2 pistoncini, gommata 120, 180 al posteriore, ABS che è presente con funzione cornering e modalità ABS supermoto. Anche lì la ciclistica è veramente fenomenale secondo me, cioè probabilmente è quella messa meglio anche come ciclistica. Strumentazione TFT da 5 pollici e poi abbiamo di serie il Motorcycle Traction Control, disattivabile Traction Control, e ci sono tre radi mode di serie che sono lo Street, il Rain e lo Sport. Street è quello di default per guida, diciamo, tra virgolette, in città o tranquilla, Sport è sportiva, Rain è sul bagnato se magari avete delle difficoltà a guidare. E poi abbiamo i vari pacchetti optional, perché se volete cambio elettronico, il quick shifter plus si paga però €400 a salire e anche a scalare, cioè a scendere e a salire comunque, ma è bidirezionale, ma comunque si ha €400. L'MSR, sistema regolazione della coppia del motore in fase di rilascio, costa €170, si può avere ma sempre come optional.
Poi cos'altro c'è il track moda, la quarta modalità di guida, track si fa pagare a parte, sempre 400 euro. E poi cos'altro avete? Connectivity Unity, quindi Bluetooth tra smartphone e moto, si paga a parte, sono tipo 180 euro, no? Più anche, non so se ve l'ho detto, cruise control 280 euro. Quindi volendo si possono fare anche diverse upgrade, però sono molto costosi. A meno che non vogliate il tech pack costa sempre 800 euro e racchiude il track pack 400 euro, il cambio elettronico 400 euro e l'MSR 180 euro. No? Alla fine risparmiate, vi danno gratis l'MSR 800 euro e il tech pack. Questa è una moto come è fatta, quanto va a costare adesso? Nuovo prezzo, l'anno scorso costava 9.000 euro ed era un prezzo secondo me altino, ma in linea se vogliamo con la Suzuki, quindi ancora diciamo accettabile, anche se è un po' spoglia di base la moto. Adesso prezzo aumentato, quindi fianco lo vedete, a partire da 9.230 euro più 230 euro a fronte di niente, perché la moto è sempre la stessa identica. È un peccato perché insomma, ragazzi, KTM continua a salire con i prezzi, soprattutto secondo me che è un po' destabilizzante, per non dire cose troppo brutte, il prezzo della 125 RC che al momento è in promozione, va bene, però di base 6.000 passa euro per una sportiva 125 quattro tempi KTM fatta poi in India, secondo me è un pochettino sul vergognoso andante. Però KTM purtroppo alza i prezzi e purtroppo aumenta prezzo anche di questa 790 Duke, per carità, sono 230 euro, no? Su 9.000 euro non è che parliamo di chissà quale differenza, poi magari con un finanziamento, però sono sempre comunque 230 euro in più a fronte di un bel niente. Quindi fortunato chi la moto l'ha comprata l'anno scorso o chi magari l'ha comprata l'anno scorso con il tech pack in omaggio, lì veramente ha fatto l'affare della vita. Certo, magari poi che quest'anno arriveranno promozioni facilmente anche sulla KTM 790 2024 Duke. Magari con il tech pack, ecco, forse probabilmente ha senso aspettare un attimino o cercare una concessionaria che vi dà in omaggio il tech pack, così avete dentro cambio elettronico, MSR, track mode, e non lo pagate, no? Così avete una moto completa, tra virgolette, abbastanza completa, a 9.230 euro, no? Sempre meglio che pagare la moto poi con i vari optional a parte. Un po' peccato, però va sempre detto, è la moto migliore. Però capite, se anche soltanto volete cambio elettronico, se non ve lo regalano le concessionarie, comunque sono 9.230 più 400 euro, no? 9.600 euro più messo in strada. Però a quel punto, il problema di questa moto qual è? È che si avvicina troppo al segmento delle naked medie. Lasciamo da parte la Z900 promozione, che ovviamente distrugge la KTM, come se vogliamo anche la Hornet o anche la Suzuki, però insomma. Questa moto, la KTM, è molto vicina al prezzo di una Z900 Kawasaki, Street Triple R, e se vogliamo non molto lontana rispetto al prezzo di una nuova MT-09, no? Con 1000 euro in più, 1500 in più ti prendi la MT-09 2024. Quindi il problema di questa moto è questa, che è fatta molto bene, è la migliore tra Hornet e Suzuki, veramente ci metterei la firma su quello che sto dicendo, è la migliore in assoluto. Se non ci credete, provatela sul passo di montagna, poi capirete cosa sto dicendo. Non c'è paragone con Suzuki neanche con l'Hornet. Il problema è che va a costare tanto. E a quel punto, 9.200, mettiamo 9.600, no? Prendete la Connectivity Unity, non lo so, mettete qualcosina, magari la mettete come optional. Mettiamo 9.500, 9.600, eccetera. A quel punto, capite, spendi poco di più, ti prendi moto di altre categorie. Kawasaki è un altro motore, tutta un'altra cosa, anche se non la ciclistica, ma come motore. Tra un Fidem, se vogliamo, anche se pecca come coppia, però la potenza è un'altra cosa. E Idem anche le MT-09, che lì ha più coppia anche in potenza. Quindi, moto fantastica, io ve la straconsiglio, però se la trovate con il tech pack in omaggio. Lì sì, tutta la vita, se no 9.700, 9.800, 10.000 euro, secondo me non so quanto vale la pena. Per questo è un peccato che sia sparita l'890 Duke, perché almeno 12.000 euro prendevate quella e avevate una moto messa meglio, no? Io ho provato l'890 Duke 2022, se non ricordo male, 2023. Però comunque è moto veramente pazzesca, KTM fa sempre delle moto allucinanti. Purtroppo non rientra nella promo tax free,
della quale vi ho parlato qualche giorno fa sulla promozione meno 1321 euro sulla RC390 2024 e neanche sulle promozioni sui vantaggi sull'IVA sulle altre moto sportive in gamma KTM. Purtroppo non c'è la Duke nel tax free, poi magari nei prossimi giorni vi racconto anche dell'offerta interessante sulla RC125 2024, perché ecco, la tax free effettivamente diventa proprio interessante rispetto ai 6.100 euro che KTM chiede per questa piccola 125. Detto questo ragazzi, da questo video è tutto, fatemi sapere se avete provato questa moto, se l'avete comprata, non so, pregi, difetti e via dicendo, se avete provato anche le concorrenti, perché avete scelto KTM, perché avete scelto la Honda, perché avete scelto Suzuki. Nel mio caso, onestamente vi dico, con l'Hornet ci faccio tutto quello che voglio e secondo me ha tutto quello che serve, col cambio elettronico 8.300 euro. E a me va bene così, ovviamente, però sono primo a dire che KTM è un gradino sopra rispetto all'Hornet. Non tanto, ma comunque sia come ciclistica, è messa meglio come motore anche. Non come elettronica, se vogliamo, però come motore, come ciclistica sì. Cioè sarebbe imparziale da parte mia dirvi il contrario. No, sono onesto, vi dico KTM è un'altra cosa, però a quel punto KTM costa troppo e allora mandavo a prendere una Z900 o una MT-09, questo che ti devo dire. Comunque, vi ricordo poi l'ultima cosa, venerdì prossimo, il 12, sarò presente all'evento di lancio Yamaha, in quel di Yamaha ufficiale Lodi, per vedere insieme, mettiamola così, per presentare insieme alla Yamaha, insomma, di Lodi, la nuova MT-09, si potranno provare le moto anche, non ho capito se venerdì o sabato, comunque io proverò la moto, vi porterò video sul canale, poi se volete venire lì a Lodi, la Yamaha FB Moto, Lodi, Yamaha, magari chiacchieriamo, non lo so, non soltanto della Yamaha, cioè magari venite a chiedermi qualcosa, un consiglio, sono lì, ve lo dico ovviamente, no? In amicizia, da questo video è tutto, questo è saluto Erika e noi ci vediamo in un prossimo, ciao ragazzi!